Finalmente ragazzi, finalmente è arrivata una vittoria proprio all'ultimo istante, all'ultimo respiro. Il Napoli batte il Sassuolo a Reggio Emilia per 2-1 e si scolla di dosso un po' di andamento negativo. Era dal mese di ottobre che il Napoli non vinceva una partita in campionato. Allora, cosa dire di questa gara? Primo tempo del Napoli a dir poco imbarazzante, partenza lentissima, squadra lunga, senza idee, pochissime soluzioni offensive. Sassuolo molto meglio, con pressing alto, ha messo in difficoltà in più di una circostanza il Napoli ed ha meritatamente trovato il gol del vantaggio e ha chiuso il primo tempo con il vantaggio di 1-0 e forse probabilmente poteva meritare anche qualcosa in più. Secondo tempo che sembrava sulla falsa riga del primo, finché una bellissima giocata di Haaland, secondo me, che ha trovato il pareggio, ha cambiato l'inerzia della partita. Poi, come sempre, le partite cambiano un po' per meriti di una squadra e un po' per i demeriti dell'altra. Il Sassuolo che aveva giocato il recupero in settimana, secondo me, è anche calato un po' fisicamente. Dei cambi, secondo me, finalmente fuori Fabian, che non me ne voglia, gran bel giocatore, quindi non dico il contrario, ma oggi secondo me fisicamente sta molto a terra e sto dicendo da mesi interi, mesi, forse l'anno scorso probabilmente, al mese di gennaio dell'anno scorso, che Fabian e Zielinski insieme sono doppioni, non possono giocare tutti e due insieme. Guarda casa, nel momento che è entrato Elmas e Mertens al posto di Milik, che ha dato un po' più di vivacità in attacco. Il Napoli ha creato tantissime occasioni da gol dopo l'1-1. Secondo me, per l'ultima mezz'ora ha meritato anche la vittoria, perché una traversa a porta vuota praticamente di Calleon, un gol annullato sempre a Calleon per pochi centimetri di fuorigioco, altre situazioni importanti, un tiro di Mertens che è uscito fuori di poco. Insomma, per l'ultima mezz'ora che ha prodotto il Napoli, secondo me, poi alla fine ha meritato il gol del vantaggio, che è avvenuto per un'autorete, anche se il difensore era pressato da Elmas, che ha risolto la gara proprio nei secondi finali di gara. Il Sassuolo, ovviamente, è la squadra che sta mettendo in difficoltà un po' tutti, perché sappiamo che le squadre di De Zerbi, l'ho detto anche la settimana scorsa, fanno un gioco molto propositivo ed offensivo, con un pressing asfissiante, e quindi ha messo in difficoltà anche il Napoli, che di questi periodi ovviamente soffre ancora di più quelle squadre che pressano molto. Però il Napoli, una volta trovato il pareggio, è come se avesse cambiato un po' marcia, si è scrollato il dosso, forse un po' di paure, e ripeto, in concomitanza con l'ingresso di Elmas e di Mertens, c'è stato un cambio di passo che ha consentito a Napoli, ripeto, di collezionare almeno 4-5 palle gol nitide e di vincere poi la gara. Ovviamente a livello di classifica è meglio che non la guardiamo proprio, perché è inutile, serve solo ovviamente a mettere 3 punti in cascina, che sono importanti, e più che altro per sbloccare Napoli a livello psicologico, perché abbiamo due problemi secondo me fondamentalmente in questa squadra: uno è l'aspetto psicologico e l'altro fisico. Spero che adesso, con questa pausa di Natale, Gattuso posso lavorare anche un po' sull'aspetto, oltre che motivazionale, anche sull'aspetto fisico, perché lo dico da tempo, secondo me il Napoli ha una preparazione fisica approssimativa e bisogna fare un richiamo a quest'ultima per portare il Napoli a dei livelli fisici più accettabili, soprattutto in alcuni calciatori, tipo Fabian Ruzzi, che lo vedo proprio passeggiare, proprio sempre in ritardo su ogni palla. E a prescindere da questo modo, ora o arriva un altro centrocampista o meno, credo e spero che finalmente Gattuso abbia capito, con l'ingresso di Elmas, che uno tra Zielinski e Fabian deve sedere in panchina, non possono giocare tutti e due insieme, a meno che non consideriamo Zielinski, come dico sempre, un trequartista dietro le due punte e quindi non come centrocampista. Serve un centrocampista più vero in campo, centrocampista vero, quindi se viene Torreira speriamo che si riesce a prendere, si mette in campo insieme ad Haaland, uno a centrocampo, uno dei due, tra Zielinski o Fabian, e se proprio vogliamo giocare con entrambi, Zielinski deve essere portato dietro le punte. Non possono giocare tutti e due sulla linea di centrocampo, non abbiamo coperture. Ogni volta che la squadra avversaria ci supera nel primo pressing, che si creano problemi alla nostra difesa. Quindi, secondo il mio punto di vista, e questo lo dico non da oggi, non da ieri, ma da gennaio dell'anno scorso, quasi un anno, Zielinski e Fabian insieme in campo sono due
doppioni, a meno che, ripeto, per la milionesima volta non spostiamo Zielinski sulla linea degli attaccanti. Solo questo, solo in quel caso lì possono coesistere, ma non sulla linea di centrocampo. Migliore in campo per il Napoli assolutamente Haaland, il solito lottatore, oltre all'autore del gol dell'1-1 che secondo me ha cambiato il nesso della partita. Proprio un lottatore su ogni palla, sempre propositivo, sta ritornando il guerriero che tutti conoscevamo. Sperando che questa vittoria prima della pausa possa ricompattare un po' tutto l'ambiente, per arrivare dove io non sono tra quelli che dici le rimonte o non le rimonte, bisogna adesso ragionare settimana per settimana, poi più là a marzo, aprile, inoltrato, vedremo il Napoli dove si troverà e quale potrà essere l'obiettivo di questa stagione in campionato che è ancora lungo e si può ancora decidere di tutto, anche se in vetta vedo squadre che corrono, quindi faccio fatica a pensare che uno tra Juventus, Inter e Lazio possa rallentare in maniera così sostanziosa da preventivare un recupero. L'ultima posizione utile sarebbe la quarta, ma anche la Roma la vedo una squadra adesso messa bene in campo da Fonseca, con dei principi di gioco ormai che stanno assimilando sempre di più settimana per settimana, e non vedo come la Roma possa avere un calo verticale. Comunque Napoli deve fare il suo domenica per domenica, poi ci avremo alla ripresa 3-4 partite difficilissime, Inter, Juve, Fiorentina, quindi avremo secondo me 3-4 partite che decideranno un po' questa stagione. Una vittoria forse con una squadra importante come una di queste potrebbe dare lo slancio per affrontare il girone di ritorno con un piglio completamente diverso e con un'inversione di tendenza che non lo so se ci potrà essere. Io, per poter fare un miracolo, credo che prima di tutto vada cambiata, soprattutto la formazione iniziale, con qualche innesto di un gioco di qualche centrocampista nuovo, o bisogna pensare a un altro modo di mettere la squadra in campo. Anche oggi, gli 11 titolari, e non parlo di tutta la squadra, mi ripeto tutte le settimane, a livello di centrocampo, questo centrocampo non può essere sostenuto perché è troppo leggero, è troppo offensivo per limitare i danni e per dare problemi alla squadra avversaria. Comunque, portiamo a quasi questi 3 punti su un campo difficile, tanto è vero che il Napoli comunque non vinceva a Reggio Emilia col Sassuolo dal 2014, quindi per farvi capire che comunque il Napoli ha sempre sofferto questo campo, ci voleva un po' un episodio fortunato per invertire un po' la tendenza. Speriamo che questa autorete avvenuto proprio nei secondi di finale della gara possa dare il via ad una nuova stagione per il Napoli, almeno per farci divertire un po' di più, perché fino a questo punto veramente è stato uno sperpetuo, una delusione totale questa squadra. Quindi speriamo che questa vittoria possa dare il via anche uno scatto psicologico a tutto il gruppo. Speriamo che se ci si mette un po' tutti a tavolino, chi vuole rinnovare il contratto lo rinnova. Io ho sentito questa settimana delle grosse cacchiate su tutti, non conviene rinnovare a Mertz, tutti via, si diceva la stessa cosa anche il secondo anno di Benitez. Invece secondo me se ci sta la volontà di rimanere, io non ho cambiato idea né su Mertens né su Calleon, che reputo ancora dei giocatori che possono dare qualche cosa e fare comunque da chioccia, perché anche se rinnova Mertens e Calleon, bisogna andare a prendere dei giovani da mettere dietro a questi personaggi e farli maturare per trovarci poi un futuro. Quindi anche se questi firmano, non è che puoi fare un progetto a 5 anni, perché sono giocatori che già sono al di là con gli anni, un po' in là con gli anni, quindi bisogna poi pensare anche al futuro. Quindi fare un passaggio di consegne un po' più soft, perché se io non credo mai nelle rivoluzioni da un anno all'altro, quando stravolgi le squadre non trovi subito i risultati perché è difficile tutto questo. Quindi se c'è la volontà, perché ho sentito questa settimana che Haaland e Calleon almeno sono vicinissimi al rinnovo, e Mertens dopo un po' di titubanza pare che si stia anche lui sedendo per poter trovare un accordo per una firma per almeno altri 2 anni con il Napoli, e secondo me potrebbe essere un buon viatico, perché quando oggi è entrato poi Mertens si è visto tutta altra musica, soprattutto come vivacità e frizzantezza in avanti, ha dato non pochi problemi alla difesa del Sassuolo. Non perché Milik abbia giocato male, a me non è dispiaciuto Milik, però è giusto per l'alternanza, chi è la grande squadra ha anche i giocatori bravi in panchina, e oggi Mertens secondo me ha dato quella vigoria che mancava nel primo tempo. Ok,
Quindi prendiamoci questi 3 punti, sono fondamentali, sono importanti, ci fanno morale, soprattutto non tanto per la classifica, ma proprio per uno scatto che possa essere di buon auspicio per il prosieguo dell'annata. Va bene? Ci vediamo poi dopo, vedo se riesco a caricare anche la live reaction. Ecco, va bene? Buonanotte a tutti e buon Natale per chi non mi seguisse fino al 25, non so se caricherò qualche altra cosa fino a Natale. Buonanotte a tutti, ci vediamo.